Ciao Luisanna, ti posso dare del tu? No, devi. Ti devo dare del tu, ma sono veramente in imbarazzo, mi capita quasi sempre, specialmente quando conosco una persona che ha la mia passione, ovviamente l'ha sviluppata in un modo migliore, la cucina. Ma così sono state i casi della vita, poi ti portano a prendere una strada o un'altra, no? Io per anni ho fatto la mamma e poi ho cominciato ad appassionarmi a questo modo al discorso della cucina. Prima sui libri, perché io insomma vengo e poi dopo anche nei fornelli. Senti, ma si riesce a fare cucina a casa con piccoli budget e con poco tempo? Oddio, sì, certo che sì. È lì il bello della cucina è che la puoi fare a varie, voglio avere, no, varie altezze, diciamo altezze, e non è detto che quella più alta sia quella che costa di più, perché voglio dire, sono tutti buoni a fare un piatto col filetto, però anche no, è molto meglio fare un bello spezzatino che paghi, costa un decimo, e però poi ti dà una gran soddisfazione, che sei te che lo fai, e tutte le volte può essere diverso, perché basta aggiungerci appunto una spezia, un'erbetta. L'importante è non aver furia, quindi è vero, cioè non scegliere di fare lo spezzatino se hai un quarto d'ora, fai un'altra cosa, fai una frittata, lo spezzatino lo tieni per quando c'hai un'oretta e mezzo di tempo, e allora se no recuperando ho rimparato, l'avevo messa da parte, la pentola a pressione, è una genialata. Ecco, riesci a cucinare con la pentola a pressione? Alcune cose vengono, si possono fare, certo. Senti, una volta c'era il cucchiaio d'argento, tanto per fare un po' di pubblicità, ora invece c'è la televisione, c'è internet, ci sono tanti meccanismi per dare una cultura culinaria. Io sono un'appassionata di libri, anche su internet, a voglia ce ne sono tante di ricette bellissime, però a me piace la carta, mi piace guardare. Io insomma sono una libro dipendente, carta dipendente. Senti, e tutta questa cucina in televisione riuscirà a farci mangiare un pochino meglio? Ci darà una cultura non soltanto del piatto, del bello, ma anche del prodotto? Qui sta a noi vincere, a noi dico spettatori, vincere la pigrizia in cui ogni tanto si casca di voler fare in maniera sbrigativa un po' tutto e accontentandosi. Ecco, io direi che bisognerebbe non accontentarsi, e che l'idea della cucina è importante, ma prima della cucina c'è, io lo dico sempre, la spesa. Cioè, è inutile mettersi a cucinare per del tempo con una materia prima che insomma è così, lascia desiderare, viene dedicare un po' di tempo anche alla spesa, e poi la cucina fai molto bene, una cosa buona devi proprio buttarla a macchia per non mangiare bene, no? Senti, ma ti trovi meglio a raccontare la tua idea di cucina in televisione o nei tuoi libri? Ma io mi diverto anche a scrivere, devo dire che è un bel lavoro, non vado dall'analista perché scrivo, ma però insomma tutte e due, io mi diverto, quando una cosa ti diverte va bene, no? Poi certo sono mezzi diversi, e quindi nel libro non c'è l'adrenalina che c'è quando sei in televisione, soprattutto se fai insomma un ricordo che sei in diretta, e lì è chiaro che i tempi sono diversi, no? E quindi è divertente, anche se è molto, come si può dire, così, è faticoso, non lo devi far vedere, però è un po' faticoso, perché non puoi sbagliare, non puoi essere noioso, devi cucinare, chiacchierare, devi dire cose felici, insomma non è facile. Senti, e il piatto toscano che ami cucinare? La pappa al pomodoro. La pappa al pomodoro. C'è il pane, che secondo me è l'elemento e l'alimento primo dell'uomo, e poi c'è questo bel pomodoro, c'è l'olio, il basilico, insomma
è un piatto che mi piace parecchio, quello, e poi mi piace fare anche il roast beef, sono un'altra cosa, perché sono golosa di queste cose. Il roast beef col burro fuori? No, senza burro, la do a proposito. Nel roast beef te ci metti il burro? E ci andrebbe messo, sì. Io il nostro olio, sono d'accordo, sono d'accordo con te, però buono, viene una carne. Se hai la carne buona viene un roast beef spettacolare. Senti, allora l'ultima domanda sul roast beef, e poi passiamo a altro. Ma dopo che l'hai rosolato, lo finisci nel tegame o nel forno? Io sono del partito del tegame. Quindi molto tegame e poco forno? Molto tegame e poco. Perfetto. Perché lo vedo, lo controllo di più. Forno, ogni tanto ti frega, a me mi frega. Mi ha messo nell'imbarazzo, no? La domanda in realtà era questa sui piatti toscani e mi ha detto la pappa al pomodoro. Ma li cucini in maniera tradizionale o ogni tanto ti viene qualche istinto e ci fai qualche piccola variazione sul tema? Non dico sulla pappa al pomodoro, ma magari su altri piatti. Ma io non credo che le ricette siano scolpite nella pietra, per cui o si fanno così o si fanno così. No, il bello della cucina proprio è impossessarsi di una ricetta, di un piatto, e poi farselo come ci pare, insomma. Perché? No, più che rivisitazione direi, se una volta non c'ho una roba ce ne metto un'altra, non è che io dico non faccio quel piatto perché mi manca un ingrediente, chi se ne importa, ce ne metto un altro e ti viene fuori un'altra cosa, è un po' come il discorso del soffritto, no? Se lo tiri fino a un certo punto ti viene un piatto, lo tiri di più alla fine avrà un altro sapore. Tanto è vero che i piatti, se io e te facciamo un piatto preso da una ricetta, verranno due piatti completamente diversi. È il perché se Dio vuole la cucina è una cosa in cui ci si può mettere dentro. Senti, e prossimamente ti rivediamo in televisione, scrivi un altro libro? Allora, ho scritto questo libro, Una famiglia in cucina, la mia, di Vallardi, che è uscito prima di Natale. Sì. E ora sto cominciando a ripensare, perché io, a me piace scrivere solo se c'ho qualcosa da dire, se no e poi la televisione, vabbè, la prova del cuoco, un paio di giorni alla settimana e poi chissà qualche altra cosa, ma è tutto ancora in divenire, quindi non mi piace chiacchierare di cose che poi forse manco succederanno. Se succederanno mi vedrete. Senti, è una kermesse come questa dove i ristoratori tirano fuori anche dei piatti che erano un pochino dimenticati e quindi fanno anche un po' di promozione ma di cultura. Bellissimo, è questo che devono fare. E poi il bello è che sono tutti insieme e non c'è competizione, mi sembra una cosa proprio bella, ecco, proprio questa è la cucina tira fuori questo, la cucina, come si diceva, unisce, non divide, quindi è proprio bello così, e è inutile chiacchierare, la cucina vuole vedere l'uomo in faccia, quindi meglio di una cosa così in un posto bello come questo. Una bellissima esperienza. E allora ti aspettiamo alla prossima edizione, magari nel libro che presenterai metterai un paio di ricette pistoiesi. Sto carcerato, ora voglio andarla a assaggiare. Eccoci. Non ho mai mangiato, l'ho sempre letto, l'ho sempre stavolta non mi mancherà. Perfetto, io ti ringrazio, è stato veramente bello. Grazie.